Direi facciamo una parte di matematica, la parte generale dell'ora, e poi facciamo l'altra ora di fisica, va bene? Allora, vi avevo assegnato degli esercizi, c'è qualche esercizio che non è venuto, che volete vedere? Il libro è qui. Guardate, correggiamo gli esercizi che avevo dato. No, Finalmente abbiamo un computer con il sistema. Allora, inizia a correggere l'esercizio 337. Pagina 1459. Allora, l'esercizio è calcolare l'indice per x che tende a infinito di 2x meno la radice quadrata di x al quadrato meno 1 fratto 4x meno 1. Allora, lo ripeto, soprattutto per quelli che non c'erano l'anno scorso, infinito non vuol dire più infinito, vuol dire più e meno. Okay? Quindi noi possiamo anche decidere, togliere questo simbolo e mettere più o meno. E qui dobbiamo fare due limiti, uno per x che tende a più infinito e l'altro per x che tende a meno infinito. Okay? Quindi questo diventa, diciamo, mettere una parentesi graffa. E scrivere limite per x che tende a più infinito, dopodiché se questa la chiamiamo f di x, questo diventa f di x, diciamo, chiamiamolo i di x1, e limite per x che tende a meno infinito di f di x lo chiamiamo limite 2. Questo anche in vista dell'esame di maturità, per avere una notazione precisa. Allora, diciamo, guardando l'esercizio, che non c'è mai capitato di fare limite per x che tende a infinito, no? Era sempre più o sempre meno. Io prima di toccarlo farei comunque il campo di esistenza, perché magari uno dei due infiniti non è il punto di accumulazione, allora il limite non esiste, non c'è neanche dove andare a fare il campo. Non è questo il caso, però in questa situazione, prima di fare il limite, voglio vedere il dominio per essere sicuro che quei limiti lì hanno senso. Ok? Allora, il dominio, ricordatevelo che è importante il dominio. Abbiamo come condizione 4x meno 1 diverso da 0 e x al quadrato meno 1 maggiore o uguale. Ok? Siete grandi? Quindi questo vuol dire x diverso da un 4 e x minore o uguale di meno 1 over x maggiore o uguale di 1. Va bene? Allora, attenzione, come sapete, il dominio lo scriviamo con unione di intervalli, quindi da meno infinito a meno 1. Unito meno 1 un quarto, unito un quarto 1, unito 1 più 1. Ok? Allora, state attenti però. Con un dominio del genere, i limiti più interessanti sono meno infinito
meno 1, 1 quarto, 1 più infinito. Uno dice gli altri punti è una stupidaggine, perché basta andare a sostituire direttamente il valore e hai il limite. Cioè, se io dovessi fare il limite per x che tende a 2 di quella funzione, siccome quella funzione è continua, basta andare a mettere al posto di x il valore 2 e viene il risultato. Mentre invece questi punti qui, meno infinito, meno 1, 1 quarto, 1 più infinito, sono quelli più interessanti dove andare a fare il limite. Chiaro? Allora, osserviamo che meno infinito e più infinito sono punti di accumulazione estremi del dominio e quindi la richiesta fatta dal libro è corretta. Ha senso andare a vedere questi due limiti. Dimmi. Limite per x meno infinito. Perché io non mi fido. Magari scoprivamo che meno infinito non era punto di accumulazione. No, adesso poi lo facciamo. Allora, no, lo dico a... Ragazzi, non posso chiamarvi per nome perché sto registrando. Quindi lo dico a... No, ma è una parte importante. I matematici, prima di toccare gli oggetti, devono verificare che esistono. Ok? La prima volta che mi sono fidanzato con una ragazza... Le ho toccato la testa per dire, ma è vero questa persona? I fisici e gli ingegneri si buttano, poi scoprono delle sorprese, ma non si buttano. Non ho detto niente di male. Va bene? No, ragazzi, no, questo per dire, attenzione, che a volte viene tratto in inganno, no? Uno dice fai questo limite, tu lo fai, ma in realtà non potevi farlo perché il punto non era punto di accumulazione. Ok? Adesso cancelliamo, abbiamo capito che il limite ha senso, cancelliamo e li facciamo per bene. Va bene? Allora, ragazzi, facciamo il limite per x che tende a più infinito L1, è una forma indeterminata, infinito su infinito, se volete, infinito meno infinito, fate voi, diciamo. Comunque una forma indeterminata. Allora, sappiamo che quando c'è una radice è bene razionalizzare, no? Che è una tecnica standard, però dobbiamo fare 2x meno la radice di x al quadrato meno 1, 2x più la radice di x al quadrato meno 1. Voglio dire una cosa, ho dimenticato di scrivere la mente. Fai. Ma è così tanto che sì, si può anche portare la x, giusto? Facciamolo in due modi, dai, adesso mi è venuto fuori questo, facciamolo in due modi, cioè sono tanti modi, facciamolo in due modi. È giusto l'osservazione che ho fatto io prima, infatti. Quindi limite di x che tende a più infinito di che cosa? Di 4x al quadrato. Per che cosa? Meno x al quadrato più 1 fratto 4x meno 1, 2x più la radice di x al quadrato. Ok? Ci siamo? Allora, giustamente posso raccogliere al denominatore, va bene? E al numeratore. Quindi chiedo scusa, è un po' disordinato, ma la lavagna ha queste Sì, ma funzioni. no, io in realtà adesso ho capito, nel senso che non ho capito le Ah. Però c'è qualcun altro che ha dei problemi su questo limite? Ok. Allora, il metodo migliore è quello che mi avete detto, cioè quello di fare il raccoglimento,
qui bisogna portare fuori x al quadrato, siccome x tende all'infinito, x al quadrato diventa x. Per x che tende a meno infinito diventa meno x. Ok? Se non fate come ho fatto io, però poi il raccoglimento dovete farlo anche qui, allora tanto vale farlo. Ok, lasciamo andare. Quindi mi fermo qui, diciamo, su questo esercizio. Qual è l'altro esercizio? Aspetta un attimo. Esisto. Ok, facciamo il 240. Attenzione, c'è un logaritmo naturale, però non è ancora il momento, sarà il momento subito dopo, di vedere i limiti in cui ci sono le funzioni trascendenti. Ragazzi, vi ricordo che noi fino adesso abbiamo fatto limiti di funzioni algebriche, perché c'erano polinomi, funzioni razionali fratte, quoziente di polinomi, radicali, si chiamano funzioni algebriche. Quando invece appaiono logaritmi, seni, coseni, esponenziali, si chiamano funzioni trascendenti elementari, per distinguere da quelle che si chiamano funzioni speciali, che sono però funzioni avanzate. Allora, vediamo con la vostra compagna il 240. Il limite se x che tende a 2 del logaritmo naturale di x alla seconda più x meno 6 fratto x alla terza meno 2x al quadrato più x meno 2. Allora, andando a sostituire 2, dovrebbe venire fuori, sì, venire fuori 0 al numeratore, 0 al denominatore, quindi questo diventa il logaritmo naturale di 0 fratto 0. Forma naturalmente indeterminata. Ok? Allora, quello che io farei innanzitutto è andare a studiare il limite di questo e poi andiamo a vedere il limite del logaritmo. Ok? Allora andiamo a fare il limite per x che tende a 2 x alla seconda più x meno 6 fratto x alla terza meno 2x al quadrato più x. Ok? Vabbè, allora, limite per x che tende a 2. Allora, il prodotto è meno 6, una è 2, l'altra sarà meno 3. O no? Sì. Quindi, x meno 2, x più 3. Bene, sotto si fa un raccoglimento, cioè se volete non lo fate, applicate Ruffini, fate quello che volete, ma mi sembra che il raccoglimento funzioni, perché diventa un x al quadrato x meno 2 più x meno 2, quindi raccogliendo viene fuori x meno 2 x al quadrato più 1. Allora guardate bene, x meno 2 e x meno 2 sono i fattori di indeterminazione, non sono quelli che ci danno 0 diviso 0. Ora volevo dire una cosa interessante da un punto di vista così teorico. Uno dice: ma lei come va? Come mai divide x meno 2 e x meno 2 quando x può essere 2? No, attenzione. Nella definizione di limite, io vi ricordo che noi non andiamo mai a fare il limite nel punto. Il punto è sempre escluso. Ok? Quindi per x diverso da 2 siamo autorizzati a semplificare. Raccolto.
x alla seconda qui, x meno 2. Ah, okay. Ok. Adesso andiamo a sostituire e viene fuori 5 diviso 5. 1. Non puoi prendere il modello. Sì, sì, sì. Sì, però, allora ragazzi, cioè, nel senso che questo diventa a questo punto, siccome il logaritmo è una funzione continua, logaritmo del limite di x che tende a 2 di f di x diviso g di x diventa logaritmo di 1, cioè 0. Vai. No, cioè, il mio argomento che mi mette è stato vedere il logaritmo. Perché viene la risolta in questo modo? Il logaritmo di un rapporto e la differenza dei logaritmi. Allora, innanzitutto vi dico che questa proprietà non è che noi possiamo applicarla sempre. Perché? Se voi vi ricordate il teorema di struttura diceva se x e y sono positivi, il logaritmo del rapporto è la differenza dei logaritmi. Qui il numeratore e il denominatore non è detto che siano entrambi positivi. Ok? Cioè, questo logaritmo è definito sia che il numeratore e il denominatore sono positivi, sia che il numeratore e il denominatore sono negativi. Quindi quando tu apri questa proprietà qui, stai supponendo che questo è positivo e questo è positivo. Qui siamo nell'ambito delle funzioni. Ok? Quindi non lo puoi fare. Supponiamo di farlo però. Allora tu dici, io faccio così, limite, che tende a 2 meno limite, per x che tende a 2. Questo viene meno infinito più infinito. Forma indeterminata. Non è vero che il limite di quella differenza è la differenza di x. Ok? Bene. Allora, partiamo adesso con i limiti delle funzioni trascendenti elementari. E attenzione, facciamo un remark. Funzioni algebriche, polinomi, razionali, fratte, irrazionali, che sono quelle che abbiamo visto, diciamo, in questo primo ripasso. Poi abbiamo quelle che si chiamano le funzioni trascendenti elementari. Algebriche. Trascendenti elementari, semi. No, funzioni di un tipo, dai. Funzioni iniziali. Logaritmiche, trascendenti elementari. E siccome è una terminologia antica, probabilmente sì. No, beh, nel senso che sono di livello superiore a quelle algebriche, tant'è vero che non le studiate nel biennio, ma nel triennio. No? Adesso noi ci occuperemo di studiare i limiti di queste funzioni. Allora, come sapete, bisogna conoscere dei limiti fondamentali, se no. Quindi lavoriamo prima con le funzioni goniometriche, vediamo i due limiti, due o tre limiti fondamentali e poi dopo facciamo esercizi. Limiti goniometrici. Allora, innanzitutto, attenzione, non esiste il limite per x che tende a infinito o anche meno del seno o del coseno
o della tangente di x. Attenzione, questi limiti non esistono, va bene? Perché sono funzioni periodiche. Sono funzioni periodiche, lasciatemi dire periodiche non costanti. Cerchiamo di capirlo da un punto di vista intuitivo. Non basta, certo. Noi sappiamo fare lingue di funzioni anche non più lingue. Però queste, come la tua compagna ha osservato, sono così, c'è il seno è così. E quando x tende a più infinito, che valore tende? Questo oscilla continuamente. Ma quale valore tende il seno di x? Quindi il limite non esiste. Okay. Vi ricordate il metodo che abbiamo usato? Quello delle successioni? Va bene? No, qui non si usa il carabiniere, però il teorema delle successioni. Non si usa il carabiniere, però il teorema delle successioni. Allora, voglio fare adesso con voi un piccolo esercizio. Quanto vale il limite per x che tende a più infinito del seno di 1 su x? Quanto vale? Va bene, 0? Perché? Perché possiamo scriverlo come il seno del limite di x che tende a più infinito di 1 su x, seno di 0. Ok? Quindi stiamo attenti, quando noi vediamo limite per x che tende a più infinito di una funzione periodica, cioè questa qui non è periodica, perché 1 su x, va bene? Quindi attenzione, cioè è periodica, però stiamo andando a zero. Invece, quanto vale il limite per x che tende a zero di seno di 1 su x? Non esiste, perché 1 su 0 sarebbe infinito, e quindi è come se fosse questa situazione. Quindi da stare un pochino attenti. Vieni pure. Ragazzi, fate domande, perché... perché, attenzione, quando tu fai x tende a più infinito qui, vuol dire seno di infinito. Qui invece vuol dire seno di zero. No, ci sono tanti, cioè, tanti esercizi che uno può fare, no? No, solo il seno di una quantità che va all'infinito. Facciamo qualche altro esempio. Se tu devi fare il limite per x che tende a più infinito del seno di x al quadrato più 1, 100x più 3. Quanto vale questo limite? Non esiste, perché? Perché l'argomento, questo argomento, tende a più infinito. Il seno non, a più infinito non esiste, quindi questo limite non esiste. Perché vuol dire che tu devi andare a vedere il seno all'infinito, no? No, perché è zero, se tu fai limite adesso, se fai questo è zero, perché questo qui non tende all'infinito ma tende a zero, e se non di zero è zero. Sì.
E l'argomento? Va bene? Allora, vediamo adesso invece dei limiti fondamentali. Allora, volevo vedere un attimo con voi la tangente, però. Vediamo un attimo il grafico della tangente. Allora, allora ragazzi, abbiamo capito che i limiti delle funzioni continue sono semplici, banali, perché basta andare a sostituire il valore dell'argomento nella funzione. Nella tangente, diciamo, è interessante fare i limiti nei punti in cui la tangente non è definita, va bene? Allora, ricordiamoci che il limite è x che tende a y mezzi meno della tangente di x, quanto vale? Più infinito. Mentre il limite per x che tende a y mezzi su della tangente di x meno infinito. Allora x uguale a y mezzi è asintoto. Ok? Allora ragazzi, se all'esame di maturità ci sono io, basta scrivere a punto di punto c punto, se non ci sono io dovete scrivere asintoto verticale, completo. Bene? Siamo. Sì, cioè nel senso che... No, può capitare, no? Una cosa del genere, però stiamo attenti alle tangenti, no? Adesso vediamo quelli fondamentali, quali sono. Allora, il limite per x che tende a 0 ecco, questo abbiamo usato il teorema dei carabinieri, no? Per dimostrarlo, vale 1. Allora ragazzi, ho messo il 2D perché sto pensando allo sviluppo di Taylor, va bene? Va bene, lasciamolo pure così. Cioè qui c'è 2, no? Ok, poi il limite della tangente di x, 1. Naturalmente questo è banale da imparare, perché la tangente è seno diviso coseno, il seno su x è 1, il coseno vale 1 e quindi va bene. Non so se ho fatto questo, la funzione inversa, limite per x da 0 dell'arco tangente di x. Va bene, questo con dell'Hopital si fa in un secondo. Bene, facciamo esercizio allora. Questo l'avete visto all'estero? Bene.
Allora, ragazzi, direi questo. Domani facciamo 2 ore, mi sembra. No. Domani? Ci vediamo. È vero? Causa delle 3 ore. Allora, direi, anziché fare esercizi su questi limiti fondamentali, vediamo ancora qualche esercizio, sui limiti di prima, limite da più infinito del sen x, del cos x, per vedere. Allora, e poi ve le lascio da fare a casa alcuni. Vediamo l'esercizio. Pagina. Allora, dimmi. Sì, però prima fatemi dire cosa succede. Allora, succede che non esiste il libro. Allora, qui non è detto che non esiste diviso infinito, non esiste. Quanto fa questo limite? Questo limite fa 0 e la vostra compagna ha dato la tecnica, è quello di usare il teorema dei due carabinieri. Perché? E se noi mettiamo... su x, questo è sicuramente non uguale, perché il seno è minore o uguale di 1 ed è maggiore o uguale di meno 1. Questo va a 0. E quindi per il teorema dei due carabinieri questo va a 0. Ok? Allora lo spieghiamolo al vostro compagno. Allora, questi due sono due gendarmi, queste qui sono le manette e questo è il ladro. Allora, se i due gendarmi ammanettano il ladro e vanno in carcere, il ladro finisce in carcere. Zero il carcere. Ok? Questo si chiama teorema dei due carabinieri. Allora, la vostra compagna ci sta dicendo perché è chiaro che questo esercizio, che attenzione, potrebbe essere un esercizio di quesito di maturità, cioè un esercizio che non rientra generalmente nel problema, ma rientra nei quesiti di maturità, richiede da parte tua una conoscenza un po' critica. Cioè, io vorrei che voi capiste che la matematica non è qualcosa di meccanico, equazioni, disequazioni, eccetera. Cioè, qui c'è un po' di arte, perché sei tu che devi, conosci il teorema, sei tu che devi prendere il maggiorante e il minorante, facendo in modo che il maggiorante e il minorante se ne vanno via. Se tu qua mi avessi messo meno 5 più 5, 5 va a 5, meno 5 va a 5, quello dove va? Non si sa. Scusa? Allora, meno 1 perché il seno è un numero compreso tra meno 1 e 1. Ok? Peraltro vi faccio notare che qui c'è una sottigliezza che non ho messo in evidenza. È questa. Quando tu scrivi meno 1 minore uguale di seno di x minore uguale di 1, bene. Che cosa fai? Dividi poi per x, però questo va bene se x è maggiore di 0. Se x fosse minore di 0, tu dovresti scrivere meno 1 su x uguale. Però la sostanza non cambia, quindi c'è qualcosa di più.
Allora, proviamo a vedere il 137, anzi lo fate voi. Allora ragazzi, però scusate, uno vuole anche dire, ma scusate, può dire da un punto di vista intuitivo perché viene zero? Allora, cerchiamo di capire. Il seno di x è una quantità limitata, no? Diviso infinito, è chiaro che deve andare a zero. Però se il seno di x fosse una quantità illimitata, e allora tu non sapresti. Ok? È chiaro? In analisi c'è un teorema che dice limite per x con 0, una funzione f limitata diviso g di x che tende all'infinito da 0. Ok, provate a fare questo, che è molto simile a quello che abbiamo fatto. Stanchi. Allora, per la prossima volta gli esercizi da fare sono questi. Allora, innanzitutto 111, 112, 1000, a pagina 1450. Vi faccio notare che il 112 è l'esame finale di matematica alla Stanford University. Voi sapete che Stanford è un'università molto importante degli Stati Uniti. E noi facciamo un esercizio. Ma perché questo? Perché negli Stati Uniti hanno un modo di fare l'università diverso da noi. Cioè, l'inizio è proprio facile e poi dopo aumenta. Cioè, a Stanford sono i migliori matematici del mondo, quindi prima ti trattano come degli stupidi per i primi 2 o 3 anni e poi iniziano a partire come si deve. Ok? Quindi attenzione. Allora, 111, 112 a pagina 1450, poi il 121... 130, 138, e poi inizio a darvi qualche esercizio sui teoremi fondamentali. Anzi, no. Andiamo a pagina 1452 del libro volume 4B+. 170, 171, 176. Provate a farli e poi dopo.